Buongiorno a tutti o buonasera, io sono Francesca Bianchi, docente di sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di Arezzo, uno dei dipartimenti dell'Università di Siena. E oggi vorrei abbastanza sinteticamente parlarvi dell'identità di genere. Questo intervento è appunto focalizzato sul tema della costruzione del genere e nello specifico dell'identità maschile e femminile. Intanto perché parliamo di costruire il genere? Cosa vuol dire utilizzare questa locuzione? Vuol dire che rispetto al sesso, che è una variabile di ordine biologico, il genere rappresenta tutti quegli insiemi di fattori, di aspetti di ordine culturale e sociale che sostanzialmente caratterizzano appunto l'identità di ognuno di noi. Quindi questo ha a che fare con gli atteggiamenti, con i comportamenti tipici degli uomini e delle donne. Esistono dei meccanismi importanti attraverso i quali trasmettiamo, diciamo, si trasmettono i modelli di interpretazione dei ruoli di genere. Altro aspetto importante che ha a che fare con il lavoro di cura, e quindi il genere implica anche parlare della cura rispetto a figli, anziani, persone che non sono in qualche modo autosufficienti. Parlare del genere vuol dire anche trattare il tema dell'organizzazione del lavoro, e quindi questo ha a che fare naturalmente con l'ambito della carriera lavorativa e anche con le disparità di opportunità rispetto al lavoro tra i generi maschile e femminile. Così come implica l'organizzazione domestica e familiare. Quindi ecco, affrontare il tema del genere implica guardare ai meccanismi attraverso i quali il genere sostanzialmente si sviluppa, pensare al lavoro di cura e all'organizzazione del lavoro. Uno degli aspetti, degli ambiti in cui più noi possiamo vedere appunto in opera la costruzione del genere è attraverso la socializzazione, perché ogni individuo, fin dalla prima infanzia, costruisce una propria identità di genere. Però, questa costruzione avviene, all'interno di strutture, sociali che influiscono su quelle che appunto sono le sue possibilità di azione e anche di espressione. È attraverso la socializzazione, questo processo che ci riguarda fin dalla nascita, che gli individui appunto acquisiscono modi di interagire, modi di comunicare, delle regole e ruoli anche che definiscono appunto l'appartenenza sessuale. Non solo, ma si potrebbe dire che già prima, diciamo, della nascita ci sia un'operazione di assegnazione del genere che in qualche modo proviene da parte della società. Un esempio forse renderà meglio di tanti discorsi. Nel momento in cui due genitori vengono appunto a conoscenza di aspettare un bambino, a quel punto ci sarà tutta una reazione dei genitori stessi che alla notizia, all'informazione di aspettare un maschio o una femmina, cercheranno di darsi da fare, di mettere in atto appunto dei comportamenti di feedback, di reazione per in qualche modo comportarsi in un certo modo se appunto si aspetta un maschio, in un altro se si aspetta una femmina. Pensate, solo per fare un esempio, al tipo di vestiti che questi genitori compreranno per il bambino maschio o per la femmina. È molto probabile che se si aspetta una femmina si sceglieranno dei vestiti colorati di rosa.
o colorati magari di giallo, di celestino tenue, quindi si opterà per dei colori in qualche modo pastello, mentre nel caso in cui si aspetterà un maschio si cercherà di acquistare dei capi di abbigliamento che hanno colori più decisi. Ma poi questa scelta in qualche modo riguarderà anche l'opzione, la scelta per l'arredamento della casa e quindi la stanza del bambino probabilmente verrà colorata, verrà anche attrezzata con mobili o comunque degli accorgimenti di ordine architettonico che saranno appunto diversi a seconda appunto che si aspetti una femmina o un maschio. Ma poi pensate alla nascita stessa, quando il bambino nascerà è molto probabile che le scelte dei genitori, ma anche dei parenti, degli amici, di coloro che in qualche modo anche decideranno di recarsi in ospedale, di andare a salutare appunto il nuovo nato, la nuova nata, è molto probabile, appunto, dicevo, che anche nella scelta di che cosa acquistare, di che tipo di regalo fare, ci sia una sorta di condizionamento, cioè non sarà un regalo equivalente nel caso di un maschio o di una femmina. È probabile che nel caso in cui nasca una femmina si opti, si scelgano dei giocattoli di tipo femminile, quindi magari dei peluche, il gattino oppure la bambola. Nel caso di un maschio invece appunto i regali saranno magari gli stessi peluche, ma non tanto il gattino, il coniglio, più che altro si sceglierà un leone, una tigre e magari dei piccoli giochi, dei piccoli regali, appunto, che sono in qualche modo più adeguati, che la società ritiene sostanzialmente più adeguati per un maschio rispetto alla femmina. Quindi con questo cosa voglio dire? Voglio dire che al di là delle scelte che ogni individuo sostanzialmente potrebbe in qualche modo compiere, è già la società stessa che in qualche modo indirizza, orienta, influenza le stesse scelte di acquisto. È probabile cioè che se qualcuno di noi si deve recare appunto in ospedale per salutare sostanzialmente il nuovo nato, ecco, già recandoci nei negozi di giocattoli o recandoci in un negozio di abbigliamento, se vogliamo scegliere un capo d'abbigliamento, ecco, è molto probabile che sostanzialmente i negozianti stessi cercheranno di influenzarci, cercheranno anche di dirci che cosa di solito, per abitudine, per consuetudine, per tradizione, si regala, si è soliti regalare appunto ad un maschio o ad una femmina. Quindi esiste un ruolo molto forte, molto potente che la società sostanzialmente compie nei confronti appunto dell'individuo. E ora io ho parlato naturalmente di un esempio che riguarda la prenascita e la nascita, ma poi lungo appunto il processo di socializzazione, lungo lo sviluppo di questo processo, in termini di famiglia, di parentela e poi di scuola e gruppo dei pari, appunto, il condizionamento sarà un condizionamento piuttosto forte, piuttosto potente. Da questo punto di vista esiste, ad esempio, un ruolo importante che viene svolto anche nell'ambito della letteratura, per i bambini, quindi esiste un peso, un'influenza che i giocattoli sostanzialmente svolgono, come prima appunto ricordavo, ma esiste anche una sorta di condizionamento di genere che viene operato da parte della letteratura per l'infanzia. Ci sono studi, ricerche molto interessanti in questo ambito che sono state svolte dal punto di vista psicologico, sociologico, pedagogico, che appunto ci mostrano come ci sia una forte presenza e quindi in un certo senso anche una sorta di squilibrio di genere, perché nel caso appunto delle stesse fiabe, dei racconti, delle novelle, esiste un ruolo molto
prioritario che viene in qualche modo svolto dai maschi rispetto alle femmine. Se prendiamo per esempio le fiabe, beh, è abbastanza scontato pensare che ci sia una sorta di protagonismo che viene svolto appunto dal genere maschile rispetto a quello femminile. Nelle fiabe, ma anche nei racconti, nelle novelle, i ruoli maschili sono sempre ruoli attivi, ruoli di protagonismo. Pensiamo appunto al cavaliere che combatte, al re, al principe, insomma, nell'ambito appunto dei racconti e della letteratura, i maschi, gli uomini, sono sempre protagonisti, svolgono sempre il ruolo principale, il ruolo prioritario. Per quanto riguarda invece le donne, di solito abbiamo più a che fare, sì, con principesse o anche con regine, ma si tratta di ruoli passivi, si tratta cioè di persone che sostanzialmente attendono, no? Sono nei castelli, sono prigioniere, devono essere sostanzialmente salvate. Spesso ci sono in qualche modo degli incantesimi da rompere. Insomma, nelle favole, così come anche nei racconti, le donne svolgono un ruolo passivo, non certo attivo. E anche laddove sono protagoniste, molto spesso si tratta di esseri assessuati. Magari si fa riferimento a fate, si fa riferimento a streghe. È molto difficile che ci sia appunto un ruolo attivo, un ruolo di protagonismo appunto femminile. Ma al di là di questo, di questa realtà, di questa situazione, appunto, che in qualche modo ci viene mostrata anche dalle ricerche che vengono svolte nell'ambito della letteratura, è molto interessante, capire che nel momento in cui, vogliamo sovvertire quello che potremmo definire, una situazione assodata, consolidata, appunto, di divario, squilibrio, in termini naturalmente di presenza per quanto riguarda il genere, ecco, laddove proviamo a modificare queste situazioni, le reazioni sono reazioni di disordine, di caos, di rottura sostanzialmente della situazione. Ci sono degli studi molto interessanti della psicologa Zammuner che ci dicono che quando si cerca magari di ribaltare questi racconti, queste favole, cercando appunto di dare un protagonismo maggiore alle donne e inferiore agli uomini, ecco, i piccoli ascoltatori, i piccoli lettori, i bambini per primi, che naturalmente sono i fruitori dei racconti e delle favole e delle novelle, si perdono, cioè hanno delle reazioni di in qualche modo stupore, di sorpresa e anche di non comprensione della favola. Appunto, con i suoi studi, Zammuner, per esempio, illustra come rispetto alla volontà di modificare appunto i racconti o le favole, le reazioni dei bambini sono reazioni di sorpresa e anche di non comprensione. Cioè, non è questa la favola di Cappuccetto Rosso, se tu in qualche modo fai svolgere un ruolo di maggiore protagonismo alla femmina rispetto al maschio, non è più la bella addormentata, la favola della bella addormentata, perché io bambino non riconosco appunto quello che invece è l'andamento, no? La sceneggiatura della stessa favola. Quindi, questo per dire quanto siano appunto presenti i condizionamenti dal punto di vista dei giochi, dei libri, dei programmi anche televisivi che in qualche modo appunto tendono non soltanto ad enfatizzare queste differenze tra identità femminili e identità maschili, ma i media, e da questo punto di vista naturalmente c'è un ruolo molto importante svolto dalla stampa, c'è un ruolo molto importante svolto dalla televisione e anche dalla rete, quindi da internet, ecco, i media svolgono un ruolo importante anche dal punto di vista della riproduzione di questi divari.
Certo, si potrebbe dire che rispetto al passato la situazione è cambiata, nel senso che oggi, per esempio, anche nel settore dell'editoria, della letteratura, insomma, le cose sono effettivamente diverse, ci sono stati dei cambiamenti, c'è sicuramente un maggiore protagonismo da parte delle donne e è vero che c'è una maggiore sensibilità, non da parte di tutti, non è così generalizzata, ma insomma ci sono anche dei tentativi di rompere appunto queste distinzioni e provare appunto a utilizzare nuovi paradigmi, nuovi messaggi da veicolare appunto anche in termini di socializzazione dell'infanzia. Quindi questo è sicuramente vero. Però ecco, ripeto, ci sono sempre le ricerche che continuano a dirci che per esempio anche in un ambito come quello universitario, che dovrebbe essere quello dove in qualche modo i divari, no, di genere siano in qualche modo ridotti, in realtà non è così, perché anche nei testi universitari appunto le presenze in termini di ruolo attivo da parte maschile sono più evidenti rispetto appunto a quello che è nel caso delle femmine, nel caso appunto delle donne. Quindi, tornando al nostro ragionamento, una volta che l'appartenenza di genere in qualche modo viene assegnata da parte della società attraverso quindi tutta una serie di meccanismi, tutta una serie di strumenti, ripeto, la socializzazione, il processo di socializzazione sia primario che secondario svolge naturalmente il ruolo principale in questo, ecco, una volta che l'appartenenza di genere viene assegnata, la società si aspetta che gli individui agiscano appunto come femmine e come maschi, si comportino come femmine e come maschi. Quindi è proprio nella pratica della vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, nelle nostre routine, dal lunedì al venerdì, e poi naturalmente anche nel weekend, con la riproduzione dei giorni, anche sabato e domenica, che le aspettative appunto sono riprodotte e devono in qualche modo essere attese, cioè ci deve essere una sorta di corrispondenza rispetto a quello rispetto a quello che ci si attende. Il contesto domestico, il contesto del lavoro familiare che avevamo appunto citato, in apertura è, importantissimo. Il lavoro familiare nella duplice componente di lavoro domestico, quindi il lavoro sostanzialmente casalingo di, preparazione e di anzi, sistemazione, no? Della sfera privata, della sfera domestica è assolutamente fondamentale e non soltanto il lavoro familiare è un lavoro domestico, ma è anche un lavoro fatto di cura, come dicevamo all'inizio. Questo lavoro di cura, che è appunto un lavoro di assistenza, di supporto nei confronti dei bambini, ma anche nei confronti delle persone più vulnerabili, pensiamo appunto di nuovo agli anziani, è un contesto dove appunto sono soprattutto le donne ad essere presenti. Anche su questo potremmo naturalmente citare le statistiche dell'Istat, ma anche di altre organizzazioni, di altri enti, che appunto ci mostrano come il lavoro familiare sia percepito, soprattutto in un paese come il nostro, Italia, come una faccenda quasi esclusivamente femminile, rispetto invece a quello che è il lavoro nella sfera pubblica, che è più tipicamente maschile. Anche da questo punto di vista, certo, dobbiamo precisare che oggi il lavoro delle donne è un lavoro presente, voglio dire che le donne sono comunque entrate nel mercato del lavoro, nel nostro paese, devo dire, più tardi rispetto agli altri paesi europei, ma quello che dobbiamo ricordarci è che nonostante appunto le donne siano entrate nel mercato del lavoro dalla fine degli anni 80,
in poi del Novecento, quindi del secolo scorso nel nostro paese, e quindi chiaramente possiamo dire che anche le donne oggi lavorano, però ecco, consideriamo sempre che da un lato il tasso di occupazione femminile è un tasso più basso rispetto a quello maschile. Consideriamo che siamo intorno al 50% rispetto invece ad un tasso di occupazione maschile che sostanzialmente arriva quasi al 70%. Ma al di là del tasso di occupazione, che quindi come vedete è già squilibrato fra uomini e donne, ma al di là di questo, le donne continuano a essere fortemente impegnate nel lavoro familiare, appunto. Quindi, da questo punto di vista, ci sono stati gli studi pionieristici di Laura Balbo che parlavano già molti anni fa di doppia presenza lavorativa, perché appunto le donne sostanzialmente sono doppiamente presenti nel mercato del lavoro e quindi nella sfera pubblica, ma anche nella sfera privata. Da questo punto di vista, effettivamente gli uomini nel nostro paese non hanno iniziato a svolgere i lavori familiari, non sono molto coinvolti nel lavoro domestico, appunto di trasformazione anche per esempio dei pasti o anche di lavoro domestico in termini di pulizie di casa, solo per fare degli esempi importanti. Ma nemmeno si dedicano al lavoro di cura, che quindi è un lavoro che, soprattutto per quanto riguarda l'allevamento dei figli, ma anche il supporto, l'assistenza agli anziani, grava sostanzialmente sulle spalle delle donne. Questo da un punto di vista, se vogliamo, di rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, ma c'è di più, nel senso che anche in termini di atteggiamenti e di comportamenti tra uomini e donne c'è qualcosa per cui non possiamo parlare effettivamente di parità di genere. Voglio dire, cioè, che continuano ancora oggi a essere presenti forti stereotipi di genere, proprio per i ruoli di genere, per il ruolo maschile e il ruolo femminile. Ad esempio, nel rapporto Istat del 2019, si colgono tutta una serie di stereotipi comuni piuttosto interessanti. Ad esempio, per la famiglia è meglio che l'uomo si dedichi prevalentemente alle necessità economiche e la donna invece alla cura della casa. Secondo il 54,1% degli italiani, quindi più di metà del campione, è importante continuare a pensare che ci sia una sorta di divisione dei compiti appunto tra uomo e donna. Oppure, gli uomini pensano di non essere capaci di svolgere i lavori domestici bene come le donne, nel senso che tutto sommato, se gli uomini non sanno dedicarsi appunto al lavoro domestico e al lavoro di cura, e allora tutto sommato è bene che siano le donne che continuino a svolgere questo tipo di compiti, per il 53,7%, di nuovo più della metà del campione. E ancora, uno su tre ritiene che non sia giusto dividere equamente i lavori domestici tra i partner, anche se entrambi lavorano a tempo pieno. Un terzo, in questo caso siamo al 31,9%. Con questo quindi cosa voglio dire? Che più di un terzo della popolazione ritiene che, nonostante che ci siano appunto delle famiglie dove entrambi, sia l'uomo che la donna, sostanzialmente svolgono un lavoro a tempo pieno, però nonostante quindi tutti e due i generi siano impegnati fuori casa, però tutto sommato è bene che non ci sia una divisione equa in famiglia. Quindi, questi sono risultati di un rapporto Istat del 2019, quindi sostanzialmente ieri. Ecco, vedete come sostanzialmente queste differenze di vedute e quindi questi stereotipi siano ancora piuttosto presenti. Non solo, ma noi abbiamo parlato di socializzazione di genere, soprattutto riferendoci all'infanzia. Ma cosa succede quando crescendo
via via, quindi lungo il corso di vita, i bambini diventano adolescenti. Cosa succede quando gli adolescenti diventano giovani? Beh, succede che nell'ambito, per esempio, dell'educazione e della formazione, ci sono dei percorsi educativi e formativi che sono più scelti dai maschi e dei percorsi educativi e formativi più scelti dalle femmine. Se pensiamo a tutta l'area STEM, quindi l'area delle scienze esatte, della tecnica, beh, queste scienze dure e tecnologiche sono soprattutto di dominio maschile ancora oggi. È vero che noi abbiamo progressivamente registrato anche le iscrizioni anche in ambito universitario a corsi di laurea come ingegneria o fisica da parte femminile, ma le scelte delle donne in questi ambiti sono ancora scelte assolutamente residuali. E anche qui la ricerca ci dice che le donne in un certo senso tendono ad autoescludersi da alcuni percorsi che vengono visti, considerati come assolutamente maschili, esclusivamente di dominio maschile. Quindi le donne tendono sostanzialmente a avvicinarsi di più a circuiti scolastici e formativi che hanno a che fare con la cura, con l'assistenza. Non è così presente, appunto, e diffuso a livello sociale, appunto, la possibilità, l'opportunità in qualche modo di scegliere appunto dei percorsi di scienze dure e tecnologiche. E quindi questo vuol dire che c'è ancora un peso della tradizione, dello stereotipo e quindi anche un condizionamento sociale implicito rispetto a quelle che possono essere appunto le scelte femminili. Certo, un aspetto importante con cui vorrei, fra l'altro, chiudere questo, intervento è che le donne indubbiamente oggi studiano molto di più rispetto agli uomini. Questo vuol dire che noi abbiamo una sorta di femminilizzazione dell'istruzione in tutti gli ambiti, a parte il primario e il secondario, ma poi anche nei circuiti universitari, quindi sostanzialmente nell'ambito terziario. Quindi quando arriviamo all'università, effettivamente noi abbiamo una presenza femminile che è piuttosto presente, diffusa, e abbiamo anche dei risultati che sono assolutamente positivi. Quindi le donne sostanzialmente studiano più a lungo degli uomini e arrivano a conseguire dei risultati che sono più soddisfacenti, nel senso che sono anche in termini di valutazione dei risultati migliori rispetto ai risultati che conseguono gli uomini. Un aspetto però in qualche modo problematico è che nonostante quindi ci sia una buona presenza delle donne nei circuiti dell'istruzione, questa presenza non vuol dire, non significa automaticamente una presenza in termini occupazionali. Lo dicevo appunto prima, le donne lavorano meno degli uomini, quindi il tasso di occupazione è più basso e soprattutto esiste un meccanismo di segregazione occupazionale in termini sia orizzontale che verticale, per cui sostanzialmente le donne tendono a rimanere confinate in quelle che sono le occupazioni tipicamente femminili. E non riescono soprattutto a rompere quel soffitto di cristallo, il ceiling glass, di cui si parla da moltissimo tempo. Le donne sono quindi presenti in un certo senso alla base della piramide gerarchica in termini di occupazioni, ma non sono così presenti man mano che noi appunto saliamo lungo la piramide gerarchica, la piramide delle occupazioni. Per fare degli esempi, possiamo avere molte donne medico e quindi anche donne presenti, per esempio, nell'ambito ospedaliero, abbiamo però poche donne primari.
Abbiamo tante donne ricercatrici, ma abbiamo poche donne ordinarie e che è ovviamente l'ultimo ruolo in ambito accademico e pochissime donne rettori. Quindi questo vuol dire che la presenza femminile nell'ambito lavorativo è ancora una presenza problematica. Questo vuole anche dire che nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, sia nel contesto delle organizzazioni pubbliche che nel contesto delle organizzazioni private, è importante sviluppare dei modelli di organizzazione del lavoro che possano sostanzialmente essere adatti anche al lavoro femminile. I modelli organizzativi sono ancora fortemente e rigidamente, direi, ancorati al paradigma Taylor-Fordista. Sono cioè stati messi a punto e in qualche modo formulati con un'idea di lavoro a tempo pieno, con un'idea anche di lavoro che doveva sostanzialmente essere un lavoro che durava tanto in termini di orario, e quindi per esempio anche modelli organizzativi che premiano quello che è stato il lavoro straordinario, l'idea quindi che sostanzialmente un lavoratore potesse restare a lungo. Quindi, sono modelli che non hanno mai guardato e nemmeno oggi sostanzialmente guardano a quelle che sono le esigenze, ripeto, di lavoro familiare nella duplice componente domestico e di cura. Forse oggi una emergenza come quella della pandemia da coronavirus ha, speriamo, fatto capire, penso, l'importanza dello smart work, quindi del lavoro agile, del lavoro flessibile. Se appunto saremo in grado di ripensare i modelli organizzativi nell'ambito appunto della sfera lavorativa, potremo forse interrogarci appunto su quello che di buono questo lavoro, soprattutto se è scelto, se è un lavoro in qualche modo desiderato, voluto dai due generi, sia maschile che femminile. Ecco, credo che forse potrebbe essere questa una direzione verso cui andare, una direzione quindi di ripensamento dell'organizzazione del lavoro, sia, ripeto, in campo privato che pubblico, per cercare appunto di premiare quella che deve essere una presenza duplice da parte di entrambi i generi, quindi sia maschile che femminile, nel mondo del lavoro. E per quanto riguarda gli stereotipi di genere a cui appunto abbiamo fatto riferimento oggi, credo che sia assolutamente importante diffondere e quindi anche cercare di premiare gli studi in termini di educazione di genere. È questo uno degli aspetti assolutamente più necessari, quindi uno degli strumenti con cui noi possiamo assolutamente cercare di sgretolare, di rompere appunto quello che è lo stereotipo così ancora presente nella nostra vita quotidiana, in tutti gli ambiti, in tutte le sfere sociali. Questo da una parte, e dall'altra invece appunto curare molto il linguaggio, cercare appunto di impegnarsi in prima persona per rivendicare sostanzialmente un linguaggio attento in termini appunto di genere. Quindi, da un lato educazione di genere, da un lato la necessità di stimolare una riflessione, quindi anche una ricerca, un'analisi, uno studio nel campo del linguaggio. Grazie.